Cram, amico mio, è tutto a posto, bellissimo questo nuovo singolo, è arrivato il mio ospite, sono felicissima, Rosario Canale ormai è con il suo nome Cram, intanto benvenuto, buongiorno. Grazie, grazie, amico, grazie mio, a tutti. È tutto a posto. È tutto a posto, qua a Studio 90 Italia secondo me è sempre tutto a posto, quindi il brano ci sta alla perfezione. E anche la tua musica è tutto a posto, proprio del tutto, perché tu sei veramente molto molto bravo e voi sapete, per chi non avesse avuto ancora modo di conoscere benissimo Cram, lui ha scritto e scrive benissimo, ha scritto per grandissimi artisti come Lorenzo Fragola, ha scritto per Federica Cart, ha scritto per Anna Tatangelo, ha scritto per Lele, che ha vinto anche Sanremo, pensate un po', quel bravo ormai più, quindi tanti, e poi adesso finalmente si dedica anche a se stesso, si è sempre dedicato immagino a se stesso. Direi finalmente, sì, io ho sempre scritto le canzoni un po' per un'esigenza personale, un po' come tutti quelli che scrivono le canzoni. Poi ho avuto la fortuna di collaborare con questi artisti e sicuramente questo è stato un valore aggiunto, però insomma io nasco come cantante, come musicista, sempre affezionato al mio pianoforte e adesso grazie alla mia etichetta Metro Records, con la quale abbiamo fatto un contratto a lungo termine, stiamo costruendo questo nuovo progetto che abbiamo chiamato Cram. Perché Cram? Cioè, la domanda nasce sempre, spontanea. Questa nasce sempre, io la devo scrivere. No, allora, Cram poi alla fine è rimasto perché è un nome abbastanza brutto che si ricorda facilmente, quindi questo lo puoi scrivere, insomma, in tutti i comunicati dovremmo scrivere questa cosa. Però in realtà nasce una delle tante nottate fatte in questo anno e mezzo con il mio produttore Antonello Bruzzese, dove insomma lui ha disegnato questo punto interrogativo su un foglio perché non riuscivamo a trovare un nome, sì, Rosario Canale, sai, magari sempre quelle cose, non suona, è troppo lungo, è troppo lungo, insomma. È uscito questo perché il punto interrogativo in inglese se l'abbiamo tradotto, si dice question mark, abbiamo tolto question, è rimasto mark, l'abbiamo capovolto e quindi è uscito fuori. Questa è una mente diabolica, non è una notte insonne. Ma perché noi siamo due pazzi furiosi, insieme a Rory di Benedetto, lo salutiamo, che ciao, è il terzo pazzo, diciamo. Loro sono molto bravi, lo dico in radio, si può dire, a rompere le palle. Sì, si può dire. Esatto, io sono quello che c'è. Cerca di mettere in musica le loro rotture di... No, anche ora, a parte gli scherzi, sono due persone che mi stanno molto vicine. Tra l'altro Antonello è anche, insomma, ha curato tutta la produzione, gli arrangiamenti. A questo proposito vorrei ringraziare... C'è anche un bel video, tra l'altro, di Amico Mio Tutto a appunto, Posto, lo volevo dire. Appunto, infatti, stavo per dirti, vorrei ringraziare anche il grandissimo Fabrizio Cestari, che è il regista del video, e nonché Roberto Rosu, un pilastro della fonia italiana che ha curato il missaggio. È un video, è un messaggio molto forte. Amico Mio è Tutto a Posto ha sicuramente questo andamento molto easy, però sì, ha un messaggio molto forte. Sì, perché io nella mia scrittura sto cercando di sentirmi figlio del mio tempo, perché così deve essere, e quindi metterci sempre tanta innovazione. Il messaggio è quello di questi giovani che un po' stanno in carcere, soprattutto qui al sud. Io sono calabrese di Reggio Calabria, è un po', noi abbiamo questa voglia di restare, ma anche questa necessità spesso di dover andare. Tanti non hanno neanche la possibilità, per mancanza di lavoro ovviamente, perché io quindi ho visto tutti i miei amici, tutti i miei affetti partire, praticamente sono rimasto da solo, quindi mi sento un po' in carcere. A un certo punto dico, io non lavoro e sono grande e tutto il giorno sto in mutande, insomma. Però vedo il tuo tatuaggio Hope. Sì. C'è la speranza, però. Esatto, questa speranza arriva nella parte dello special, la parte che precede, diciamo, l'ultimo ritornello, e dice, sembra che adesso qualcosa si muove, insomma, la musica, tramite la musica, che è l'unica mia arma da quando sono nato, praticamente. Quindi comunque è un messaggio tutto sommato positivo, perché la speranza c'è sempre. Sì, la speranza c'è sempre ed è quella che comunque ci accompagna e ci accompagnerà in questo progetto, perché noi, anche con chi mi appoggia,
già ci mettiamo il cuore, insomma, ci mettiamo sempre l'anima, tutta la passione e il massimo della serietà. Perché oggi, soprattutto nella musica, parlavamo in generale del fatto che molti partono, vanno via per questioni lavorative e altro, ma anche la musica oggi, diciamo, non è, il mondo della musica non è semplice, molti sono costretti ad andare fuori, molti sono costretti anche, fra virgolette, costretti per avere successo, per farsi conoscere, a partecipare anche ai talent. E ti è capitato, penso, di sentir parlare di qualche talent? Ahimè, sì. No, vabbè, ma il talent, come tutte le altre cose, è un'opportunità, chiaramente deve essere vista come un'opportunità. Però il talent visto come l'unica possibilità della vita è, secondo me, non è una cosa produttiva. Il talent si unisce a tutto quello che tu nella vita devi costruire attraverso lo studio, attraverso la competenza, attraverso la tua passione, e basta. Non bisogna vedere il talent come l'unico spiraglio per poter emergere, perché poi non lo è. Magari una vetrina, un trampolino di lancio per farsi conoscere, però poi bisogna sicuramente fare tanto altro. Sì. Facciamo una cosa, Kram, facciamo questo. Tu hai scritto una canzone che ha vinto il Festival di Sanremo ad un ragazzo che tra l'altro è uscito proprio da un talent, sì, che è Lele. Noi ascoltiamo Oramai, che è molto molto bella tra l'altro, poi torniamo e continuiamo a parlare della tua musica e dei tuoi progetti e tutto quello che stai facendo, ok? Andiamo, vai. E passiamo dalle canzoni degli anni 80, questo è Franco Battiato e Ti vengo a cercare, canzone del 1988, che abbiamo ricordato insieme. Grandissimo pilastro della musica italiana, Battiato, mamma mia. Tra l'altro è della nostra terra, quindi infatti salutiamo anche Battiato. Ma continuiamo a parlare di Kram, visto che il protagonista del nostro appuntamento sei proprio tu, con il tuo nuovo singolo, Amico mio tutto a posto. Ma so che stai anche lavorando per il nuovo singolo, cioè già sta, perché ormai i singoli funzionano sì, in questo modo, escono ogni pochissimo, ogni due mesi. Sì, perché la musica e la comunicazione è cambiata totalmente, i ritmi della vita si sono alzati e quindi siamo già pronti per uscire, insomma, con un nuovo singolo che uscirà, insomma, nel mese di giugno, comunque per il periodo estivo, insomma. Ci saranno sempre argomenti di questo genere, si parlerà d'altro, si parlerà d'amore, si parlerà di sofferenze, si parlerà di musica, si parlerà. Essendo si che parlerà. si parlerà, essendo che comunque è estate, chiaramente i temi saranno un po' più soft. Perché è chiaro, l'estate deve portare positività, sole, gioia, quindi insomma rimanete sempre attaccati alle nostre pagine social, perché vedrete quello la che pagina succederà. Kram con la K, mi raccomando, esatto, cercate esatto, su Instagram, su Facebook, sui vari social, e troverete sicuramente tante curiosità e tante novità su questo nuovo progetto e su Kram. Abbiamo detto che tu hai scritto anche per Lorenzo Fragola, salutiamo anche lui, altro artista siciliano. Ciao, c'è Lorenzo. Ciao. Ma c'è un artista nell'ambito nazionale, ecco, che, con il quale ti piacerebbe collaborare? Ma sicuramente il mio sogno, diciamo, lo sogno è poter collaborare con Tiziano Ferro, perché in lui ho trovato e trovo, spesso ho rubato anche tantissime cose che poi ovviamente ho fatto mie, ho cercato di metterle sulla mia persona, sul mio modo di comunicare. Però devo dire che Tiziano Ferro un po' è quello che più mi piace, quindi poi al gusto, sai, però ritengo sia anche uno di quelli che veramente ha rivoluzionato proprio la musica in Italia, perché l'ha fatto da poco, con un linguaggio sempre attuale, cioè lui riesce sempre a diretto nello stesso tempo, diretto, semplice, anche che semplice vuol dire tutto e non vuol dire nulla, perché fare le cose semplici ma in un certo modo, insomma, non è facile. Molti dei tuoi brani sono arrivati al Festival di Sanremo. Sì. Ecco, ma quando sono tra cui questo che sentiamo. Ma quando hai saputo, sai, il brano Infinite Volte, per esempio, è arrivato al Festival di Sanremo. Sicuramente è stato bellissimo per te. Sì, ma ti sarebbe piaciuto però cantarlo tu al Festival di Sanremo? Beh, Kram è qui per questo. Kram è nato proprio per dire, ok,
ho fatto tante belle cose come autore in maniera inaspettata, perché poi alla fine non ho mai avuto l'obiettivo di far l'autore nella vita, però chiaramente scrivendo le canzoni poi queste mi hanno dato delle soddisfazioni. Cram nasce proprio per voler dire ok, adesso parlo io, insomma, inizio a parlare. Parlavamo fuori in diretta, fuori diretta anche di tanti autori tipo Ermal Meta, per esempio, poi si sono fatti conoscere come autori e poi adesso ci sono tanti esempi, insomma, che hanno fatto il più sicuramente eclatante e attuale è proprio Ermal Meta. Poi nominavi anche Federica Abate che io stimo tanto, mi piace molto la sua scrittura, il suo modo di scrivere, di comunicare, e anche lei rispetto a quello che scrive poi quello che canta è abbastanza differente, questo è anche il mio obiettivo, dare un imprinting importante attraverso Cram a quello che invece io personalmente come persona voglio comunicare e voglio dire. E noi speriamo di vederti sempre più in alto. Ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi, è stato veramente un grande piacere. Riascoltiamo Amico mio è tutto a posto, bellissima. Bellissima Amico mio è tutto a posto, andate a guardare anche il video se volete su YouTube, sui vari canali. Cram, grazie mille. Grazie a annuncialo te, Paola. Dai, vai, annuncialo, fai lo speaker. Amico mio è tutto a posto. Ciao.